Ciao ragazzi, oggi in versione analogica dalla spesa nell'orto con un bel gelato. Allora, siamo nel nostro campo di cipolle, seminate a gennaio con i bulbilli. Adesso siamo in giugno, come vedete il campo gode di buona salute, le cipolle non sono ancora pronte, ma su alcuni esemplari abbiamo questo piccolo problema. Come vedete, solamente su alcuni esemplari è presente un baccello. Sta a indicare che la cipolla sta andando a fiore. Questo può essere un problema, vediamo perché. Le cause possono derivare principalmente da uno sbalzo termico, l'abbiamo messa a gennaio quindi forse hanno risentito un po' del freddo, oppure da uno sbalzo idrico. In questo caso è molto più vicino alla realtà perché abbiamo avuto negli ultimi 15 giorni proprio pioggia tutti i giorni. Vediamo quindi come intervenire per salvare, diciamo, un po' la pianta di cipolla, anche se il bulbo non si svilupperà nella sua totalità ma rimarrà un pochino più piccolo. Il primo metodo è quello di eliminare il baccello in questo modo e di abbassare, quindi staccare lo stelo principale eliminandolo. Molti sostengono addirittura che basti calpestarlo a terra, ma noi lo eliminiamo del tutto. C'è un secondo metodo che possiamo attuare per poter intervenire sulla nostra pianta, cioè quello di tagliare alla base, quindi non rovinando il bulbo. In realtà questa cosa la sto sperimentando adesso per la prima volta insieme a voi, ve ne renderemo conto, e così facendo potrebbe ricacciare dei cipollotti freschi da consumare freschi, ma di questo vi faremo sapere non appena vedremo i risultati.